Ben trovati ad un nuovo appuntamento con il TG Wine, news ed eventi dal mondo del vino. Anche quest'anno purtroppo i produttori francesi hanno dovuto accendere dei fuochi tra i filari per proteggere le vigne dal gelo, gelate tardive che minacciano di rovinare irreparabilmente i raccolti. L'anno scorso c'è stata comunque una perdita tra il 50 e l'80%. E parliamo ora di sostenibilità. Il 54,8% delle aziende vitivinicole in Italia si pone sul livello alto o medio alto di sostenibilità. Addirittura tutte, il 99,8%, hanno intrapreso nel 2021 almeno un'iniziativa in favore della sostenibilità ambientale. Questi dati che emergono dal rapporto 2022 di Agricoltura 100. 243 le variabili prese in considerazione, riconducibili a quattro pilastri fondamentali: sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, gestione dei rischi e delle relazioni e qualità dello sviluppo. Secondo una ricerca di Idealo, portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi, in Italia si acquista sempre più vino online, più 16% negli ultimi 12 mesi. Vola il Prosecco con un più 180% e registra un importante più 115% il vino rosato. E proprio a proposito di vino rosato, siamo stati a Grosseto all'evento Fantasie su Rosati di Maremma, 15 vini per 15 creazioni gourmet. L'evento è stato curato dall'associazione Rose Maris con Alfredo Sibaldi Bevilotti e lo chef Daniele Zanzucchi. Vediamo insieme com'è andata. L'idea è stata perché Elisabetta Ceccariglia mi ha telefonato e mi ha detto: ma tu te la sentiresti di organizzare questo evento sui rosati? Come tutte le buone idee nascono parlando, no? Cioè, per cui magari uno lancia così, una mezza idea, poi questa idea viene comunque raccolta, poi se ne parla. Insomma, diciamo che sicuramente è stato un lavoro fatto insieme, è stato veramente un lavoro di equipe dove comunque c'è stata proprio anche una bellissima, straordinaria, come dire, in qualche modo sintonia sia con Alfredo, con il quale ci conosciamo da anni, ma anche con Daniele, ecco. Per cui sì, questo ha probabilmente, come dire, contribuito poi alla buona realizzazione del tutto. È nata subito una grande empatia tra Alfredo, me e Elisabetta. È stato dei pomeriggi meravigliosi anche assaggiare i vini, cosa ne pensavamo. E poi l'abbiamo fatto tutta una scala per capire dal più delicato al più impegnativo, e Alfredo ha fatto così per i suoi abbinamenti. Se si fa io e la devo curare io, la vorrei fare fatta bene. Per fatto bene io intendo che le persone sono sedute, gli vengono portate i vini e a questi vini però non vengono dati dei cibi a random, ma viene costruito un percorso gustativo partendo dal vino più delicato al vino più intenso, con una serie di piatti, in questo caso in minime porzioni perché sono dei finger food, che seguono questo andamento. Per cui, in soldoni, 15 vini abbinati a 15 piatti. Come sai, abbiamo creato tre ronde di assaggi con cinque vini ciascuno e ogni vino aveva una preparazione abbinata. E questo è stato quello che poi è successo. Per cui con Daniele Zanzucchi, che è un amico di lunga data e un valente professionista, perché l'essere solo amici in questo mondo non basta, abbiamo ideato una serie di piatti mesi abbinati ai vini. Salendo l'intensità alla struttura del vino, saliva l'intensità alla struttura del piatto. E diciamo che è stato molto interessante la costruzione di questo evento, la progettazione, nel senso che c'è stato chiaramente, ci sono stati vari incontri con Alfredo e con Daniele e poi circa una settimana fa abbiamo fatto l'assaggio di tutti i vini che sarebbero stati in degustazione
cercando di pensare a quelli che potevano essere gli abbinamenti. I rosati della Maremma sono abbastanza eterogenei, certo che portano tutti con loro il concetto della diversa abbinabilità. Quindi io trovo il rosato un vino che non è semplicemente un vino da abbinare con l'aperitivo piuttosto che... No! È un vino da capire e a seconda che il rosato da abbinare in molteplici preparazioni. È stato difficile abbinare il rosato? No! E siamo giunti al momento del nostro partner Wine Go Shop, l'eccellenza dei sapori a portata di click. Facciamo subito entrare in studio il consulente di Wine Go Shop, Ettore Aimi. Ben trovato, Ettore. Ben trovato a te, Serena. Allora, prima di partire con la tua lezione, che oggi sarà molto particolare, ricordiamo il numero del vostro personal sommelier, 380-1875-585. Potete chiamare Ettore, il vostro personal sommelier, per tutti i consigli, insomma, sul vino, giusto? Anche questo lunedì 11, che saremo in diretta live. Da Vinitaly. Saremo a Vinitaly, io, Ettore, insomma abbiamo molto da fare, la grande fiera del vino internazionale, insomma, che torna a Verona. Eh sì, ci troveranno lì. Oggi, Ettore, di che parliamo? Si avvicina la Pasqua, quindi l'argomento l'hai scelto per questo? Sì, esattamente. Allora, in prossimità della Santa Pasqua, oggi più che parlarti di un'etichetta in particolare, ti voglio parlare di una tipologia di vini. I meravigliosi vini dolci. Devi sapere, Serena, che da un punto di vista gustativo, un vino può essere classificato in due macro categorie. Possiamo avere vini secchi e vini dolci. Tra i vini secchi abbiamo quelli morbidi e quelli duri, a seconda se prevale di più la componente gustativa morbida o dura del vino. Per quanto invece riguarda i vini dolci, ne abbiamo quattro categorie, cioè le vendemmie tardive, i passiti, i muffati e gli ace wine. Allora, le vendemmie tardive, dovremmo avere una foto esattamente. Sono vini, come dice la parola stessa, sono vini le cui uve vengono lasciate maturare in pianta più del necessario al fine di far concentrare maggiormente gli zuccheri dell'uva. Di conseguenza si manda in vinificazione un'uva con un grado zuccherino superiore al dovuto. Questo fa sì che quando viene sospesa la fermentazione, perché si è raggiunta la gradazione alcolica desiderata, il vino risulta inevitabilmente più dolce e non più morbido, anche se ovviamente più morbido, ma comunque più dolce di un vino secco. Sul sito di WineGo, ad esempio, come vendemmia tardiva abbiamo El Aziz di Fina, che è un grillo vinificato secondo questa logica. Per quanto riguarda poi invece i vini passiti, sono vini che seguono lo stesso percorso di una vendemmia tardiva, solo che una volta che le uve sono state raccolte vengono fatte appassire di solito o sotto il sole, come vediamo nella fotografia, quindi sopra dei gradicci che sono delle stuoie di legno, oppure in ambienti chiusi a temperatura controllata. Questo perché il nemico numero uno di questo tipo di lavorazione sono gli uccelli, che si divorano queste delizie se lasciati liberi di poterci accedere. Lo scopo dell'appassimento è quello di far disidratare le uve e aumentare di conseguenza il rapporto tra polpa e zuccheri. Quindi si manda in vinificazione un'uva ancora più concentrata, ancora più carica di zuccheri, e anche qui quando si decide di sospendere la fermentazione perché si è raggiunta la gradazione alcolica desiderata, il vino risulta inevitabilmente ancora più dolce di una vendemmia tardiva. Ora, Serena,
sempre tendenzialmente, è sempre la mano del produttore quello che conta, è sempre a cui poi si aggiunge il terroir in cui è coltivato quell'uva, il vitigno che viene utilizzato. Quindi di base una vendemmia tardiva è un vino dolce più leggero di un passito, ma non è sempre detto che sia così. Nel sito di WineGo, ad esempio, un bellissimo passito è il vino solare di Claudio Morelli, che mentre El Aziz era un grillo, Volare è è frutto di un blend Malvasia, Bianchello e Grego. Per quanto riguarda Morelli, Bianchello del Metauro, diciamo che la fa da padrona nell'azienda Morelli. Ti sto a sentire, Ettore, quando parli, Bene. Per quanto riguarda invece i vini muffati, sono vini che vengono fatti attaccare naturalmente da una muffa nobile che è la Botrytis cinerea, che ti dico, Serena, è nobile solo durante le sue fasi di larvazione, perché in questa fase ha il potere biologico di innescare un processo di sovramaturazione delle uve, e quindi che succede? Si ha l'effetto di concentrare non solo gli zuccheri ma anche le componenti acide e aromatiche dell'acino, il tutto direttamente in pianta prima della vendemmia. Sul sito di WineGo come muffato abbiamo un vino straordinario, è un Sauterne dell'azienda Chateau Les Justices, è un'azienda francese, Medville, in questo caso è un blend Semillon, Sauvignon e Muscatel. In Italia, ad esempio, di muffati importanti abbiamo sicuramente il Cervaro della Sala, così come Muffo di Muttura. Tra l'altro, il Cervaro della Sala è stato il primo vino italiano a fermentare in legno, seguita uno stile francese. È bene che ce lo dici, perché insomma di solito quando si parla di muffati insomma si parla la nostra mente valsoterna francese, no? Invece esistono anche grandi muffati italiani. Ti cito il Cervaro della Sala, che è fondamentalmente uno Chardonnay e un 10% di Greghetto, per la sua importanza, essendo stato il primo ad aprire in Italia questa strada. E mi fa un grande piacere anche citarti Muffo dei fratelli Muttura, che non sono ancora presenti sul sito di WineGo, che è un greghetto al 100%. E infine, ti dicevo, quarta tipologia di vini dolci, gli Ace Wine, con la E, da non confondere con gli Ice Wine, che adesso ti dirò. Gli Ace Wine sono letteralmente significa vini del ghiaccio, vini del freddo. Si tratta di vini ottenuti dalla fermentazione di grappoli congelati in pianta. Qui il freddo ghiaccia l'acqua presente negli acini, gli zuccheri di conseguenza risultano più concentrati e di fatto si modifica questo rapporto acqua, zucchero, polpa e acidità. Per cui abbiamo vini che hanno una considerevole dolcezza ma accompagnata da una spiccata acidità. Questo dà vita a delle sensazioni gustative uniche, ma in realtà, come si può vedere dalle foto che a breve verranno presentate, è unico il terroir. Noi siamo, perché io ribadisco, l'Alsazia, a mio avviso, i Riesling alsaziani sono quelli che a mio avviso risultano sempre, apprezzo sempre di più, mi piacciono sempre di più. L'Alsazia è appunto questa parte rossa della Francia, nel quadrante nord-est della Francia, su un terreno di ardesia. L'ardesia è un terreno non sciolto, perché vedi queste vigne, come si possono vedere dalla fotografia che adesso tornerà a video, sono tutte queste pendenze intorno alla Mosella, e sono tutti terreni ciotolosi che appunto rendono particolarmente unico questo tipo di produzione di vino. Allora, quali le differenze sensoriali di questi vini?
E ribadisco, Serena, sempre tendenzialmente. Allora, le vendemmie tardive, i muffati e gli ice wine hanno un colore che oscilla tra il giallo dorato e il l'ambrato chiaro. Ok? I passiti invece hanno un colore più scuro ed è tipicamente un ambrato scuro lucido. All'olfattiva e alla gustativa c'è un mondo. Le vendemmie tardive hanno sentori che ricordano la frutta tropicale secca appassita. I muffati e gli ace wine tendono ad andare più verso sentori floreali. E i passiti ricordano invece sentori dolci molto più strutturati, quale il miele di castagno, il fico secco, il dattero, spesso anche tutti i sentori tipici del calzolaio, sai, quei sentori terziari, lucidi e via dicendo. Alla gustativa sono ovviamente un sogno, chiaramente per chi li ama, dove inevitabilmente, esattamente, inevitabilmente i sentori olfattivi si ripresentano anche alla gustativa. Ti ricordo, Serena, che il segreto di un vino dolce è nella sua spalla acida, senza la quale questi vini sono imbevibili perché diventano estremamente stucchevoli. E qui c'è proprio uno spartiacqua, perché spesso e volentieri vengono definiti vini dolci una cozzaglia fatta di zucchero e alcol. I vini dolci sono un'altra cosa, te ne accorgi perché già subito all'olfattiva ti danno giramento di testa, alla gustativa sono pesantissimi, ti danno problemi di acidità di stomaco e via dicendo. I vini dolci bisogna saperli fare, occorre grandi produttori, vitigni fatti apposta, produzione un po' particolare. Ecco. Senti, io ho due domande, però prima di farti le domande, allora, il Vinsanto rientra in qualcuna di queste categorie? Allora, il Vinsanto, grazie di avermi fatto questa domanda, il Vinsanto appartiene ai vini passiti. Le versioni bianche sono fatte con Trebbiano e Malvasia, le versioni rosse sono fatte con Sangiovese e Canaiolo, e in questo caso si parla di Vinsanto Occhio di Pernice. La peculiarità dei Vinsanti è che per tradizione la loro fermentazione avviene in caratelli, cioè in secchi di legno che sono stati mostrati prima, tra i 15 e i 20 litri, con dentro la madre. La madre sono i depositi naturali della polpa dell'uva vinificata nella produzione passata. Dopodiché questi caratelli vengono sigillati e lasciati per tranquillamente dai 3 ai 10 anni a riposare, perché questo è il periodo per poter produrre dei grandissimi Vinsanti, che comunque sono dei vini, appartengono alla categoria dei vini passiti. Ok. Senti, le bottiglie sono sempre piccoline dei vini dolci, allora, come mai? Ecco, come mai? Perché nelle versioni tipiche sono da 3,75, perché inevitabilmente la produzione, sono vini che costano, perché la produzione inevitabilmente è limitata. Generalmente sono in versione da 500 millilitri, da mezzo litro, più piccole. Più facile trovare quelli a 3,75, gli Ace Wine sono sempre in bottigliette piccole, perché comunque sono produzioni, cioè non è che se ne riesca a produrre tanto, e quindi c'è anche un discorso di costo opportunità, insomma, di rapporto qualità prezzo. Ok. Gli Ace Wine con la E, perché gli Ice Wine invece, perché gli Ace con la E, l'uva è ghiacciata in pianta, con gli Ice Wine l'uva è ghiacciata in cella, quindi sono, concedimi, delle grattachecche fatte col vino, con l'uva. Okay. Ma c'è un mondo in questi vini dolci, C'è un mondo. Io ho avuto il piacere di assaggiare recentemente dei Riesling alsaziani, alcuni anche Ice Wine, e sono rimasto particolarmente colpito dalla bassa gradazione alcolica di quelli tradizionali. 9 gradi, buonissimi, però erano secchi, non erano dolci. Poi ho assaggiato anche
degli Ace Wine fatti con Riesling. Quelli con Riesling li apprezzo di più che quelli fatti con il Silvaner. Si presta di più, a mio avviso, in base alle mie esperienze gustative, quelli a base Riesling. Oh. Una meraviglia, ma bellissima anche andare a vedere questi paesaggi incantevoli. Io sono stata in Canada, bene. Eh sì, guarda, le zone di produzione sono quelle, sono il Canada, sono l'Alsazia, una volta Posti anche freddini, diciamo. Sì, una volta anche in Alto Piemonte, ma non ci sono più le temperature per fare queste produzioni. Certo. È cambiato il medio. Senti, e per finire, te ce ne parli sempre, l'abbinamento con il dolce. Tu ci insegni sempre dolce con dolce, giusto? Adesso sì, che c'è Pasqua, con la colomba pasquale, sì. Va bene? Sì, allora, io i dolci li preferisco sempre in tutte le salse dolci. E quindi, in base alla struttura di come sarà questa colomba, sicuramente una vendemmia tardiva un po' più strutturata può andare benissimo. Il vin santo sui Dozzetti e la morte sua, i passiti, tipo il passito di Pantelleria, è più adatto a base, a dolci cioccolatosi, cremosi e via dicendo. C'è tanto di moda, ma è uno stile gustativo di abbinare i vini dolci anche ai formaggi. Non nego che un abbinamento che comunque ha un suo perché da un punto di vista gustativo. Io sono tradizionalista, per cui per me i vini dolci vanno abbinati con i dolci, insomma, facendo grande attenzione alla struttura, perché capisci che un Pandoro ha una struttura, un panettone ne ha un altro, una cassata siciliana ne ha un'altra, per cui a seconda della struttura, l'abbinamento, il segreto sta sempre: uno, la parità di struttura, cioè piatto debole, vino debole, piatto strutturato, vino strutturato. Dopodiché nel dolce bisogna andare per concordanza, cioè se il dolce, quel dolce a livello strutturale mi porta, facciamo per dire, il palato di 5 punti a destra, il vino deve seguire e anche rinforzare questa direzione, quindi andare anche lui a destra di 5 punti, perché sennò non ti accorgi se un abbinamento ha funzionato quando l'assaggio invita il sorso e il sorso invita l'assaggio. Se non c'è questa altalena, l'abbinamento non funziona, non è riuscito. E ribadisco sempre, non è mai un discorso di testa, ma è di ascolto non giudicante delle sensazioni gustative. Vige una dittatura assoluta dentro il nostro palato, quindi è inutile stare lì a discutere. Bene, bene, grazie Ettore di questa bellissima lezione sui vini dolci, insomma, questa la dobbiamo tirare fuori dal TG. Sarà che mi piacciono i vini dolci, guarda un po'. Guarda un po', eh? No, bellissima, bellissima lezione. E, prima di salutarti, ricordiamo ai nostri followers che siamo appena stati a micro arti visive in Viale Mazzini a Prati a Roma per l'inaugurazione della mostra Il Mosaico delle Relazioni. La mostra è stata inaugurata adesso, praticamente noi siamo tornati ora, ma farà a micro fino al prossimo 9 aprile. Ovviamente per chi è venuto all'inaugurazione ha potuto degustare i vini di Wine Go Shop. E soprattutto incontrare noi. Esatto, esatto. Va bene. Ettore, io ti ringrazio. Noi ci vediamo, ci vediamo giovedì prossimo per il TG, ma saremo lunedì a Vinitaly insieme per fare una special edition del nostro TG, ovviamente. È chiaro. Allora, bene. Lunedì a Vinitaly. Ciao, grazie, ciao. Grazie, un abbraccione, a prestissimo. E come dicevamo, quindi passiamo alla pagina degli appuntamenti. Il primo che vi vogliamo segnalare è Vinitaly dal 10 al 13 aprile a Verona, la grande fiera internazionale del vino. All'interno di Vinitaly ci sono tantissimi eventi, quindi vi consigliamo di andare a vedere sui siti anche delle varie regioni. Vi facciamo vedere il calendario della regione Lazio, Gusta il Vino, Senti il Lazio, che sarà presente al Padiglione A
ingresso Canna Grande. All'interno di questo calendario vi vogliamo segnalare però la manifestazione delle donne del vino Lazio, che faranno una degustazione lunedì 11 aprile alle 16 insieme ad Onav sui vini vulcanici del Lazio. Ma soprattutto tra gli eventi della Regione Lazio, sempre lunedì 11 aprile alle 15 ci sarà la presentazione di questo libro, Vitigni autoctoni del Lazio, di cui anche io sono coautrice. Quindi insomma questo diciamo è l'appuntamento principale di Vinitaly. Andiamo avanti, perché nei giorni di Vinitaly Verona praticamente è diventato proprio il centro del mondo vitivinicolo. Vitivinicolo. E ci sono tante altre fiere, molte, la maggior parte dedicate ai vini naturali. Ve le andiamo a segnalare: dal 9 all'11 aprile Natural Born Wines, la seconda edizione a Isola della Scala, Verona; sempre dal 9 all'11 aprile a Gambellara in provincia di Vicenza, 17esima edizione di Vin Nature Testing, 180 vignaioli naturali da tutta Europa. E per finire l'11 aprile proprio a Verona arrivano i vignaioli artigiani naturali con Vinitaly a Villa Bon Giovanni. Dunque, per chi ama i vini naturali, insomma, si può sbizzarrire nei giorni di Vinitaly. Bene, con questo è tutto. Mi raccomando, un like e una condivisione. E noi, come sempre, ci vediamo giovedì prossimo. Cheers!